com'è cambiata la cura della talassemia negli ultimi 30 anni? Ce lo siamo fatti raccontare dal dottor Gianluca Forni, a capo presidente della Società Italiana sulla Talassemia e le Emoglobinopatie e che lavora presso l'ospedale Galliera di Genova. Allora, dottor Forni, quali sono stati i grandi passi in avanti nella terapia della talassemia appunto in questi ultimi 30 anni? I passi in avanti nel trattamento di questa patologia sono stati veramente sostanziali, nel senso che questi erano pazienti, era una patologia che portava a morte nei primi 10 anni di vita, i pazienti con talassemia Major non arrivavano a 10 anni di vita, attualmente è una patologia a prognosi aperta, quindi la curva di sopravvivenza è diventata una curva parallela. Questi pazienti vanno, ormai noi abbiamo pazienti che superano i 50 anni, abbiamo pazienti, signore con talassemia Major con bambini, abbiamo pazienti con una buona qualità di vita che per alcuni aspetti, abbiamo indagini che mi ha fatto recentemente, sono sovrapponibili, la qualità di vita a parietà, popolazione di parietà, salvo alcuni dettagli riguardanti la percezione del dolore. Quindi tutto questo perché? Come perché la terapia trasfusionale che ha consentito di sostituire la mancanza dell'emoglobina, visto che l'organismo talassemico non è in grado di produrla, e le terapie di rimozione del ferro che portava il ferro che era dato dalle trasfusioni, quindi contenuto nel globulo rosso trasfuso, che quindi si accumula nell'organismo, il nostro organismo non è in grado di eliminarlo, diventa tossico, portava a distruzione degli organi principali come fegato, cuore, pancreas e a morte il paziente. Le nuove terapie di rimozione del ferro hanno consentito di bilanciare questa azione, quindi di cambiare la prognosi della patologia. Devo dire anche che questo è successo perché ci sono centri specializzati in tutto questo. Ci sono delle indagini e delle statistiche che ci fanno vedere come pazienti non seguiti presso i centri specializzati in realtà hanno una prognosi molto peggiore in Fausta. Dal punto di vista delle trasfusioni ci sono stati dei cambiamenti oppure sono le normali trasfusioni che si facevano 30 anni fa? Oppure sono stati appunto dei passi in avanti? Dal punto di vista della qualità della trasfusione ci sono stati dei passi avanti enormi anche in questo, sulla sicurezza, sulla qualità del prodotto. Sicuramente noi abbiamo fatto recentemente come SITE, quindi come Società Italiana Talassemia e Emoglobinopatie, congiuntamente alla Società Italiana dei Medici Trasfusionisti, delle raccomandazioni riguardanti la tipologia delle unità trasfusionali che devono essere utilizzate nelle emoglobinopatie. Tutto questo proprio, posso dire che il paziente italiano probabilmente è il paziente talassemico italiano, è il paziente meglio seguito al mondo. Noi lo vediamo anche dalle pubblicazioni che riusciamo a fare, vediamo sempre che le qualità, i dati dei nostri pazienti sono nettamente migliori quelle dei pazienti di quasi tutto il resto del mondo. Ecco, invece lei prima accennava ai chelanti del ferro, qui passi avanti quali sono stati? Passi avanti sono stati il primo chelante del ferro che uscì negli anni, addirittura negli anni 60, ma in modo più utilizzato, in modo più appropriato dagli anni 70, era la desferrioxamina, che era un prodotto, un farmaco che poteva essere usato solo per via sottocutanea, per infusione lenta, quindi il paziente doveva mettere su un ago che teneva per almeno 8-12 ore al giorno, quindi col disagio che potete immaginare. Dall'inizio degli anni 90 sono comparsi farmaci che possono essere utilizzati per bocca, come il primo è stato il deferiprone, che però deve essere dato 3 volte al giorno, e da metà degli anni, da circa 2005, è disponibile il deferasirox, che invece in monosomministrazione orale. Quindi questo per dare l'idea di qual è stato anche il passaggio, anche per la qualità di vita del paziente, da una somministrazione sottocutanea di 8-12 ore a una monosomministrazione orale. Insomma, questo è veramente. Poi anche questi sono farmaci efficaci e con una buona safety. Ecco, esatto, lei ha parlato del trattamento, invece dal punto di vista della prevenzione c'è tutta una problematica legata agli esami di accertamento che il medico di famiglia dovrebbe prescrivere, no? Quando appunto due fidanzati decidono
di sposarsi, sì, più o meno, diciamo, esternano la volontà di creare una coppia. Sì, è bene non abbassare la guardia su questi, questo argomento, sia per, come forse avevo detto, per i nuovi flussi migratori. Quindi, mentre una volta si tendeva a fare uno screening, una diagnosi di talassemia, chiedendo, facendo un'anamnesi e chiedendo da dove erano venuti i genitori, quali erano le origini degli avi della persona, e che si vedeva che era una zona a alta incidenza malarica, come poteva essere il delta del Po, la Sardegna, si avviava poi a un controllo e si poteva già avere qualche segnale guardando l'emocromo, e si poteva vedere, quindi notando una microcitosi. Attualmente dobbiamo allargare a tutto il mondo questa domanda, cioè il nostro, quando arriva un paziente da una zona che può essere la Thailandia, come la Senegal, come l'Albania, dobbiamo pensare subito ad un eventuale screening, particolarmente alle signore, e questo perché almeno abbiamo già una prima, visto che poi devono essere tutti e due eventualmente portatori per avere un rischio di che nasca un bambino ammalato. Queste nuove forme, come per esempio la falcemia, non vengono screenate da un emocromo, cioè guardando l'emocromo potremmo vedere anche un emocromo perfettamente normale, perché possono anche non dare una microcitosi. Quindi è meglio approfondire sempre, almeno in uno dei due, nel partner femminile, quando la zona di provenienza è una zona diciamo a rischio. Quindi bisogna pensarci, il medico di famiglia ci deve pensare. Ci deve pensare il medico di famiglia, ci deve pensare il ginecologo, dovremmo ripartire. Noi una volta, quando appunto nel secolo scorso facevamo anche proprio delle lezioni nelle scuole, agli ultimi anni delle scuole superiori, per sensibilizzare anche la popolazione, i giovani. Quindi probabilmente tutto questo dovrebbe essere rifatto, non dobbiamo dimenticarci di questo, non dobbiamo mollare, ecco, dobbiamo mantenere l'attenzione.